Un anno e mezzo che sono nuove le riaperture, in realtà lavoriamo un mese e mezzo, poi ci chiudono, zone arancioni, rosse, già. Ora che si ritorna in gialla ci vogliono delle settimane e penso male. Lavorativamente parlando penso che sia abbastanza disorganizzata la cosa, poi se mi fai chiudere alle 10 con coprifuoco, cioè se coprifuoco alle 10 vuol dire che io vado via alle 9, il ristorante non apro la sera, non apro, non cerco neanche di aprire. Potevano allungare un po' di più, 8, 10, mezzanotte, non sono le due ore che fanno la differenza, sono i distanziamenti, le mascherine e tutto il resto, le due ore sono un cavillo. Diciamo che il resto della cocktaileria, visto che non siamo al mare, non è poco contemplata a Milano, sono veramente sono quei 5-6 che fai in modo che la gente possa andarsene in giro col bicchierino. Non è particolarmente importante, sicuramente può aiutare, ma più che i bar potrebbe aiutare i ristoranti. Questa zona, devo dire, sai, una zona di movida, una zona di uffici, per cui la movida non c'è, gli uffici non ci sono, per cui insomma ormai non ci si arrabbia neanche più, siamo comunque dispiaciuti tutti quanti. Ognuno cerca di fare del suo meglio per cercare di prendere quei pochi clienti che ci sono e aspettando, insomma, diciamo, intanto settimana prossima, il 26. Giustamente, magari per loro non cambia molto, ma per tutti quanti, anche semplicemente per un bar, per qualsiasi altra forma di servizio al pubblico, cambia. È una questione molto probabilmente, magari può essere mentale, però comunque la gente quell'oretta in più, magari qualcosina in più fa. Cambia tanto, perché vuol dire aumentare il tempo per poter permettere alla gente di non assemblarsi. Perché se tu dai la possibilità ai ristoranti e alle pizzerie di fare due turni di lavoro, non metti in condizione il ristoratore a dover mettere tutti insieme per poter lavorare. Se hai più tempo, hai più tempo per diluire gli avventori, cioè i clienti, e tutto, per cui è chiaro, cioè, tanto da settimana prossima sicuramente qualche pasticcio succederà, perché la gente ha voglia di lavorare, la gente ha voglia di uscire, la gente ha voglia di fare e chiaramente se ne fregheranno delle regole. È la speranza più che la fiducia, perché insomma tutti quanti penso che abbiamo voglia di tornare un po' alla normalità. Poi comunque non è un discorso legato soltanto alle nostre aperture, è un discorso legato alle aperture in generale. Qui, anche se tu mi fai lavorare fino alle 2 di notte, ma se di giorno non tornano gli impiegati negli uffici, noi abbiamo mezza giornata buca, perché il lavoro che abbiamo alla mattina e a pranzo sarà sempre quello, per cui ci cambierà poco, faremo qualche aperitivo in più alla sera, ma il lavoro sarà pressoché uguale. Siamo rimasti tutti un po' allibiti, perché comunque si può mangiare fuori e non all'interno, e chi non ha il posto all'interno, cioè voglio dire, chi non ha il posto all'esterno cosa fa? Non può fare niente, cioè deve rimanere chiuso, quindi sai, insomma, diciamo che penso che nessuno è contento, Dio, contento, va bene, si apre per l'amor di Dio, però insomma diciamo che la gente sono un po' tutti, penso, arrabbiati.